in realtà ho pensato veramente solo al progetto, perché una volta che ti chiama il Bari, allora ti dico, da altre parti non sarei mai andato in Serie D, ma non, senza togliere niente a nessuna squadra, però a Bari l'ho vista come una cioè per risalire di nuovo in fretta, insomma, e riprenderci le categorie. Quindi non ho pensato al gioco, e ho pensato solo alla superiorità magari della squadra che stavano costruendo. Con queste parole Roberto Floriano, 32enne esterno offensivo del Bari, ha motivato la scelta di accettare l'avventura con la maglia biancorossa. Allora, è stata un po' particolare, un po' tutta l'estate, perché in realtà sembrava che, insomma, dovevo rinnovare, adeguare, poi alla fine per vari motivi, vari acquisti che la società ha fatto, sono stato messo un po' in secondo piano. È una cosa che a me non piace molto in generale, cioè io preferisco essere partecipe al 100% di un progetto. E quindi il Bari poi, quando mi ha chiamato, la prima volta, ti dico onestamente, ho fatto al mio procuratore, cioè dalla B alla D, lui mi fa, e Bari? Gli faccio, lo so che è tanta roba Bari, però al momento, sai, arrivi dalla Serie B, hai fatto un buon campionato, sono rimasto un po' così. Invece poi, dopo 2 o 3 giorni che ho parlato col mio procuratore e ho capito la società quanto aveva intenzione di prendermi, mi sono convinto e ho detto, va bene, preferisco essere una parte importante di Bari piuttosto che magari uno in secondo piano a Foggia. E quindi alla fine ho accettato con molta, molta voglia, e molta voglia di far bene qui. Dovevo rimanere a Foggia ed ero parte del progetto inizialmente. Invece poi, quando mi sono reso conto di questa cosa qua, io, vabbè, ormai ho detto resto a Foggia e mi faccio il mio campionato a Foggia. Poi è arrivato Bari che veramente ha cercato, cioè insomma ha fatto di tutto per prendermi, quindi poi questa cosa mi ha convinto. Il numero 7, nato come trequartista nelle giovanili dell'Inter, si è anche soffermato sulla sua collocazione tattica nello scacchiere di mister Cornacchini. Io sono nato trequartista. Sono nato trequartista quando ho fatto 8 anni di Inter, quindi ho sempre fatto il trequartista. Poi nel passare degli anni hanno preferito mettermi sugli esterni. Quindi farai la staffetta con Mancombrienza. Io spero di giocarci insieme a Ciccio. Poi tanti allenatori mi hanno fatto giocare anche a destra, non è, perché comunque calcio anche abbastanza bene col sinistro. Ovvio che a destra, a sinistra mi sento più a mio agio. Però me la cavicchio anche a destra, insomma. Mi agevola il fatto che magari riesco a rientrare per andare al tiro, anche se, cioè, qui a Bari non ho ancora fatto il gol, il mio solito che dicono come gol, però è quello forse che mi agevola un po' di più, perché riesco a entrare dentro al campo e quindi fare altri tipi di giocate, mentre magari giocando a destra mi viene un po' più difficile rientrare sul sinistro, però... Cioè la fascia, mi piace giocare sulla fascia, insomma. Secondo me è difficile anche trovare il modulo giusto, ma perché ci sono anche i giovani, e quindi spesso, insomma, il mister deve fare un po' di calcoli strani, età, non età. Però, vabbè, domenica ci siamo trovati molto bene col 4-2-3-1, e credo che quando Ciccio sta bene al 100% lo devi sfruttare, ma come può fare anche il trequartista bollino, insomma... Abbiamo giocatori che possono fare sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1. Questi secondo me sono i due moduli migliori, però poi il mister, insomma... Ma a me, cioè, cambia poco, perché comunque sto sull'esterno. Nel 4-3-1-2 io la seconda punta l'ho fatta anche l'anno scorso a Foggia nel 3-5-2, quindi a me la punta piace farla. Si sta più vicino alla porta, quindi meglio, però insomma, secondo me i due moduli migliori, forse per le caratteristiche che abbiamo, sono quello di domenica o il 4-3-3, poi ci penserà Cornacchini. L'attaccante ex Foggia scherza anche sul paragone con Antonio Cassano. No, sì, mi fa piacere, perché comunque Cassano è un grandissimo giocatore, ex giocatore, perché si è ritirato, però... Fa piacere, poi ovvio che non c'è paragone, nel senso... Molto più forte. Ovvio che è molto più forte Cassano, quindi fa piacere e basta. Dopo aver segnato contro il Locri il 97esimo gol in campionato della sua carriera, Floriano ha analizzato la strada che l'ha portato fino a Bari. A livello calcistico penso di essere maturato un po' tardi, perché
credo, visto che ho fatto 4 anni in Serie D quando ero molto giovane e sono maturato un po' tardi, mentre una volta che ho trovato questa capacità di capire magari il mio vero valore, sono maturato e migliorato. E sull'altro punto di vista te l'ho già detto, di testa un gol e basta, non la uso in campo. Esatto. Tanto sono maturato tardi, come ho detto, che magari non ero pronto su alcune cose, magari non lo so, credo che a livello qualitativo magari non avevo delle mancanze, ma magari a livello fisico oppure non ero pronto come giocatore, quindi poi nel calcio bastano poche scelte, una squadra magari sbagliata, un allenatore che non ti vede tanto bene, spesso ti compromettono una carriera. Però sono contento di quello che ho fatto, quindi va bene così. Floriano ha anche parlato a 360 gradi della sua esperienza nel capoluogo pugliese fino a questo momento, spiegando quanto il gruppo Il San Nicola rappresentino valori aggiunti in vista dell'obiettivo finale. Anche settimana scorsa, comunque, anche se arrivavamo da 2 pareggi, comunque il gruppo è sempre stato sorridente e sa la sua forza. Poi è chiaro, 2 pareggi un po' mettono magari l'attaccante che non fa gol, un po' di tristezza in più, ma poi alla fine stavamo bene, abbiamo fatto una settimana abbastanza serena e l'abbiamo dimostrato anche domenica, dai. Sicuramente la personalità di Ciccio è importante, ma secondo me in tutte le categorie un giocatore come lui farebbe la differenza, quindi a noi abbiamo la fortuna di averlo e dobbiamo sfruttarlo in tutti i modi. Sì, io sono dell'idea che comunque magari in Serie D quando un attaccante non fa gol a 3 giornate, in B se non fa gol a 3 giornate dici vabbè, 3 giornate non fa gol un attaccante non è gravissimo, in D sembra un po' più grave la cosa, forse per il potenziale che abbiamo, però può succedere, io spero che adesso non ci saranno più questi problemi. No, sicuramente qui al San Nicola è tutto perfetto, cioè dall'erba ai tifosi, a tutto. È chiaro che andando in uno stadio, adesso non so quello dell'Acireale com'è, però sicuramente il campo sarà non questo qua, quindi nel palleggio, in alcune giocate, anche farla di prima magari ti viene più difficile, quindi questo è il vero problema, quindi speriamo di riuscire a fare un'ottima partita e di vincerla.